Nessun allarme, ma solo cautela nell'uso dell'acqua potabile in 15 comuni della Val Pescara in cui la ASL ha riscontrato il superamento dei livelli stabiliti dal Ministero della Salute. Lo precisa la dottoressa Amalia Scuderi, direttore dell'unità operativa complessa Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'azienda sanitaria pescarese, dopo che i sindaci, su indicazione proprio della ASL, hanno emesso le ordinanze in cui si vieta di consumare l'acqua ai fini alimentari senza averla prima bollita. I comuni interessati dai provvedimenti sono Manoppello, Roccamoricce, Letto Manoppello, Serra Monacesca, Turi Valignani, Caramanico Terme, Abbateggio, Bolognano, Scafa, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Alanno, Cugnoli, Nocciano, Catignano e Civitaquana, che attendono il responso delle nuove analisi che dovrebbe arrivare entro sabato, ci ha confermato la dottoressa Scuderi, che abbiamo incontrato insieme alle dottoresse Simona Sorgentone, dirigente medico del SIAN, e Maria Assunta Ceccagnoli, responsabile dell'unità operativa semplice CUP e comunicazione istituzionale aziendale. Che tipo di problema si è creato? Nell'ambito di normali controlli di routine che sono programmati a livello delle sorgenti per controllare le acque destinate al consumo umano, abbiamo riscontrato nella data di ieri l'alterazione di alcuni parametri microbiologici. Quindi, per motivi precauzionali, abbiamo invitato i sindaci a esortare la cittadinanza all'utilizzo dell'acqua soltanto previa bollitura. Ovviamente, ci siamo mossi anche nella programmazione di un nuovo controllo di questi parametri, che è già avvenuto in mattinata. Quindi a breve vedremo se il problema è rientrato. Entro sabato 23 luglio arriveranno i risultati dopo i prelievi effettuati dai tecnici della ASL alla sorgente La Morgia nel comune di Roccamoricce. I campioni di acqua sono stati inviati all'ARTA, l'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente, che dovrà accertare se i valori adesso sono conformi a quanto previsto dalla normativa sulla qualità delle acque destinate al consumo umano. Questo tipo di criticità non causa alcun problema sulla salute della popolazione? Diciamo che il livello dei parametri riscontrati si discostava dalla norma, ma non con valori elevatissimi. Quindi, io ripeto, è stato un provvedimento di tipo precauzionale.